Carmelo, Melo Muscarà. Allora, io prima in telecronaca me ne assumo la responsabilità, ho detto che noi abbiamo i tre migliori centrali del campionato, sei d'accordo? I migliori due sono gli altri, io mi arrangio a fare il mio, dai. Un ragazzo modesto. No, io sono convinto che siano i migliori tre, perché quando vieni chiamato per l'ingresso in campo, abbiamo gli effetti tridimensionali, hai notato. Quando vieni chiamato tu rispondi sempre in modo positivo, sia in battuta, il servizio domenica scorsa è stato micidiale, hai chiuso la partita, sia a muro e in attacco. Quindi secondo me sono i tre migliori centrali, caro Melo. Ah sì, alla fine quando vengo chiamato in causa, fino ad ora ho risposto bene, quindi non mi posso... Le cose dicono questo, va. Ma negli allenamenti com'è questa squadra? Ma lottiamo tanto per arrivare al sabato o alla domenica per in campo e giocare la migliore partita. Senti Melo, stasera ci avevi la ragazza sugli spalti, è per questo che hai giocato così bene? La ragazza... Dice, sì, dai, diciamo di sì. Allora speriamo che venga tutte le settimane, noi la ospitiamo volentieri, grazie. Così come siamo fieri e contenti di ospitare Melo Muscarà, grande centrale di Emmaville. Grazie mille, grazie. Senti, ma questo, tu hai il derby in Sardegna, De Rosas contro Iglesias, hai vinto tu, sei MVP sicuramente, hai messo giù molte palle. Ma a dirti la verità, che fossero sardi o di qualsiasi parte ci interessa poco, ci interessa più che altro fare i punti e più punti possibile. Ma infatti tu non senti niente questa tua appartenenza al popolo sardo, tant'è che... Non giri guardato di bandiere fornite da Gianmario. Esatto, Gianmario ha fatto un bel lavoro perché insomma la tira fuori sempre quando serve, quindi fa piacere. Allora il saluto dall'MVP sardo Paul De Rosas e poi lo commenteremo tecnicamente quando giocherai male. È troppo facile venire quando si gioca bene. Vero, vero, ti do ragione. Grazie. Grazie a te. Simone Pellegrini, promosso da Libero 2 a Libero 1, hai debuttato nello Starting Six e voglio da te un giudizio su questa tua prestazione. Difficile dall'interno del campo autovalutarsi. Si capisce dall'interno del campo. E allora, intanto inizio dicendo che sono contentissimo non della prestazione ma del fatto di aver debuttato come primo libero, che significherà anche portare da mangiare. Però sì, ti costerà un po'. Sempre con piacere questo. E sono contento, dai, a parte... Allora scendiamo sulla fase tecnica. Ricezione e difesa. Dividi le due prestazioni. Allora, inizio con la difesa, che considero comunque il fondamentale in cui vado meglio. Bravo. E passando alla ricezione, ho avuto problemi. E sicuramente andranno migliorati in palestra con il sudore, con la fatica, con la voglia di farlo, insomma. E queste qui sono comunque partite che c'è il rischio di prenderle magari sotto gamba. E diciamo che a ricezione è successo un pochino questo. Anche se poi non sono andate male alcune fasi, ma sulla ricezione devo lavorare, ecco. Lavorare molto in palestra vuol dire anche soffrire molto. Sei pronto a soffrire come soffri nella scuola oppure a scuola soffri poco? Domanda di riserva non c'è. La domanda di riserva non ce l'ho. Ma a scuola, diciamo che se soffrissi come nella scuola, a sto punto penso non c'ero qui. E no, a parte gli scherzi, spero comunque di continuare a dare il massimo nell'allenamento per poi guadagnarsi come oggi un posto fra i primi sei, fra i primi sette, insomma. E Mario Scappaticcio sarà da pungolo. Certo, sempre. Allora bravo Simone, viva Simone, 17 anni compiuti da 15 dicembre. Giorni. 4 dicembre. Da 15, no, quanti? Da 10 giorni scarsi. Sì. E quindi un futuro soprattutto in carriera. Bravo Simone, forza Emmaville. Forza Emmaville, sempre. Ciao.
Marco Monaci, secondo allenatore, ma in realtà nell'Emma Villas abbiamo già visto non ci sono né riserve dei giocatori ma nemmeno riserve o secondi allenatori, perché la funzione di Marco è fondamentale. Qual è il tuo contributo specifico tecnico al progetto Emma Villas e quindi dal punto di vista dello staff e dell'allenamento? Naturalmente sia durante gli allenamenti, in particolar modo sulla gestione degli esercizi. Poi consideriamo che noi abbiamo due squadre praticamente, quindi c'è a volte squadra A, squadra B, ce la interscambiamo con Romano. Poi aiuto sulla preparazione tattica delle partite, il giovedì ci ritroviamo e analizziamo un po' tutto quanto, mettiamo insieme tutti i dati e facciamo tutta quanta la tattica per gli avversari. E poi nei time out hai un ruolo fondamentale, che è quello di completare, qualche volta di puntare diretto su qualche giocatore per dargli dritte, per correggerlo. Ma esatto, soprattutto informazioni per i centrali, visto che io prendo in particolar modo le traiettorie d'attacco degli avversari per rotazione, quindi sono centrali che vogliono sapere in quella rotazione a chi va la palla, lavoriamo su percentuali e diciamo che più o meno va in quel punto. E i nostri centrali rispondono sempre positivamente. Non ti senti quindi sminuito, visto che tu hai già allenato in categorie di questo tipo? Sì, ho allenato l'ultima volta in B1 qualche anno fa. Molto stressante, diciamo che con Romano si sta molto bene, responsabilità maggiori ce l'ha lui, io sono molto tranquillo. Sei tranquillo, ma comunque secondo me ogni tanto anche tu qualche sferzatina la dai, vero? No, diciamo che c'è Romano qualche volta da a me, quindi sono passato da darle basta, a volte anche a prenderle, insomma. E quindi sei cresciuto anche in questo? Sì, 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 senza problemi però. Allora, grazie Marco, grazie soprattutto per il tuo lavoro.